Ciao, io sono Serena. Se non ci conosciamo, benvenuto su questo canale. Qua parliamo di cucina a 360 gradi, ma soprattutto di spezie. Come utilizzarle, che cosa sono e appunto come sfruttarne appieno le proprietà. Oggi prepareremo insieme i biscotti Regina o Reginella, che sono tipici della Sicilia. Li prepareremo con la curcuma. Questi tipici biscotti palermitani sono ormai diffusi in tutta la Sicilia e prevedono l'utilizzo di farina 00 e strutto. Per ovviare all'utilizzo dello strutto, perché non è che ci capita frequentemente di averlo in casa e comprarlo magari per fare dei biscotti, poi quello che ci avanza non sapremo come gestirlo, vi svelo un segreto. Faremo questi biscotti utilizzando sui 500 g di farina necessari, 300 g di farina di semola rimacinata e 200 g di farina 00, in modo da dare un po' di forza del glutine dato dalla farina 00 a questa farina, che invece di forza non ne ha molta e quindi non legherebbe tantissimo, ma di avere una friabilità ed una croccantezza che poi mi saprete dire. Andiamo ad aggiungere lo zucchero, che sono 150 g, un cucchiaino di bicarbonato di sodio, semplicissimo, un cucchiaino o 5 g, vediamo adesso che me ne verrà giù un blocco. Perfetto, un cucchiaino, corrispondono proprio a 5 g. Cominciamo leggermente a mescolare tutto quanto. Prendiamo un contenitore un po' più capiente, perché questo è un po' piccolo. Travasiamo le nostre farine, mettiamo da parte, aggiungiamo un bel pizzicotto di sale e 150 g, come vi dicevo, di burro. Il burro deve essere freddo, perché è come se stessimo facendo una frolla. Vi faccio vedere. E 2 uova. Aggiungiamo un goccino di estratto di vaniglia. Un cucchiaino abbondante di curcuma ed iniziamo a mescolare. Ora metto un guanto di questi monouso, perché essendoci la curcuma all'interno non vorrei macchiarmi la mano. Cominciamo ad impastare. Ecco, vedete, comunque con un pizzico di curcuma, oltre a farci molto bene, anche che bel colore giallo ha assunto il nostro impasto. Per far legare questo impasto, che vedete è un po' sbricioloso ancora, aggiungiamo dei goccini di latte, poco per volta. Ecco, vedete? Che piano piano inizia a legare. È andato via il sole. Ce n'è voluto veramente poco di latte. Se avete un'impastatrice potrete usarla e farete molta meno fatica. Io ce l'ho, ma voglio farvi vedere com'è possibile farli anche a mano senza grossi problemi. Ok, abbiamo fatto il nostro impasto, è pronto, lo lasciamo riposare una mezz'oretta. Nel frattempo, eccoci qua, mi tolgo il guanto, devo andare a prendere la mia pentolina, perché devo andare a far tostare del sesamo. Questi biscotti hanno la caratteristica di essere completamente ricoperti di sesamo, quindi ce ne occorrerà un po', non lesinate. Intanto abbiamo acceso il forno a 180 gradi. Il nostro sesamo si è tostato. Eccomi qua, abbiamo fatto tostare il sesamo. Ho recuperato nel frattempo una teglia per il forno, sulla quale ho messo della carta forno, un piccolo piano per poter lavorare meglio i nostri biscotti. Ho preso un altro paio di guanti, perché vedete che appunto col giallo della curcuma, se no rischieremo di avere le mani macchiate e sarebbe un vero peccato. Prendiamo il nostro impasto, dal quale ricaveremo dei filoncini. Vi ho detto che è friabile, quindi non so se qualcuno di voi li ha già mangiati questi biscotti, ma sono davvero un qualcosa di delizioso.
ecco qua, hanno più o meno questa dimensione, sono circa 3 dita di lunghezza, sono dei cilindretti che vanno passati dentro nel sesamo e appoggiati sulla teglia. Vi faccio vedere più da vicino. A voler essere precisi, potremmo pesare il nostro impasto, sono 18 grammi circa, e farli più o meno tutti della stessa grammatura, in modo che anche in cottura non avremo grossi problemi. La mettiamo sulla nostra teglia. Proseguiamo così per tutti gli altri biscotti fino all'esaurimento dell'impasto. Ecco, i nostri biscotti Regina sono pronti per andare in forno a 180 gradi per circa mezz'ora. Scusate, ma cosa c'è di più bello di potersi accomodare sul divano, rilassarsi leggendo una delle riviste preferite, già lo Zafferano, e sgranocchiando qualcuno dei nostri biscotti. Se già li conoscevate, magari lasciatemi qualche commento nella info box sotto al video. Scrivetemi nei commenti se avete voglia di fare insieme qualche altra ricetta particolare con le spezie. Se non vi siete ancora iscritti, potete farlo in questo momento e lasciare un like di supporto. Ci vediamo venerdì prossimo col prossimo video. Ciao a tutti!